Prima pagina dedicata alla scuola, a quella che dovrebbe essere la buona scuola. L'assunzione degli insegnanti prevista dalla riforma Renzi è avvenuta in base a punteggi e graduatorie che non sono stati ancora pubblicati. Il Movimento 5 Stelle ha depositato perciò un'interrogazione parlamentare per chiedere una maggiore trasparenza, e lo ha fatto con il deputato, l'onorevole Luigi Gallo, primo firmatario di questo testo, che è il nostro primo ospite di questa sera. Onorevole Gallo, ben trovato, buonasera. Buonasera, grazie di avermi ospitato. Grazie a lei. Buonasera, naturalmente, onorevole, per aver accettato il nostro invito. Allora, onorevole, questo è davvero l'algoritmo del mistero? Ma diciamo che gli algoritmi sono pieni, i ministeri, le strutture pubbliche, ci mancherebbe altro. Il problema qui è che manca la trasparenza. Per la prima volta si fa un'assunzione pubblica e mancano le graduatorie, che cose che vengono pubblicate sempre prima di qualsiasi assunzione pubblica. Di qualsiasi decisione. Non è l'unica cosa che manca, perché il Movimento 5 Stelle aveva approvato nel 2013 una legge che istituiva un portale nazionale di libri digitali gratuiti per tutti gli studenti, e che permetterebbe di risparmiare alle famiglie 530 euro di libri, sì, per i propri figli, e mancano i soldi alle scuole, e quindi anche quest'anno le famiglie devono pagare contributi volontari per comprare carta igienica. Torniamo a questa, la questione per cui l'abbiamo contattata, onorevole Gallo, questo algoritmo che il Ministero non ha pubblicato, che è però quello che ha consentito l'immissione in ruolo di alcuni, diciamo, dei docenti, di tutti i docenti che hanno accettato l'immissione in ruolo. Alcuni sono stati fortunati, come dire, e entreranno in ruolo nella scuola per cui hanno fatto richiesta, nella zona, nella città per cui hanno fatto richiesta, altri dovranno spostarsi spesso e volentieri anche di molti chilometri lontano da casa, per non dire da nord e sud del paese. Si è parlato di deportazione, si è parlato di qualcosa che va contro un diritto della persona nella scelta della propria professione, e tutto questo viene fatto tramite e attraverso un algoritmo di cui non si conosce nulla. Il problema è questo. Ma il problema è che l'impianto stesso della buona scuola è stato follemente progettato, perché qui stiamo parlando di persone che prima, che solo ieri, lavoravano vicino casa su una cattedra, quindi facevano i supplenti di matematica, di informatica sotto casa, quindi lì l'esigenza c'era di avere un insegnante. Il problema è che il disegno di legge della buona scuola non è stato fatto sul fabbisogno della scuola, degli insegnanti che servono, ma è stato inventato semplicemente un metodo per svuotare determinate graduatorie di determinate, diciamo, bacini di docenti precari, sì, penalizzando altri, quindi non facendo il bene della scuola, ma facendo semplicemente un'operazione molto cinica, in cui si è deciso di privilegiare un tipo di precario, un tipo di docente anziché un altro, e non partendo dai bisogni della scuola. Onorevole, le confesso candidamente una mia perplessità. Io ho intervistato più di un protagonista di questa buona scuola, nessuno riesce a darmi una risposta chiara riguardo a questi 10 giorni che hanno avuto gli insegnanti per rispondere sì o no al posto fisso e quindi all'immissione in ruolo. Le chiedo, è vero il fatto che se un insegnante dice no al posto fisso, quindi risponde no alla mail ricevuta dal MIUR, viene cancellato definitivamente dalle graduatorie? Perché mi sembra un punto nodale. È che l'insegnante ha dovuto fare una domanda al buio, non sapendo dove, in quale sede scolastica in tutta Italia andava a insegnare, facendo una domanda al buio, non sapendo cosa, quale disciplina va a insegnare, perché questo prevede la possibilità, il disegno della buona scuola, di insegnare anche su classi affini, sì, e soprattutto in pratica sotto ricatto. Cioè, una persona che si è formata e che quindi è pronta ad insegnare, già insegna da 20 anni nella scuola, d'improvviso o accetta una proposta non verrà più mai assunto nella scuola. È per questo che è stato utilizzato il termine forte di deportazione.
situazione perché una cosa simile non era mai accaduta. Quindi, onorevole, se un insegnante, volesse rifiutare l'incarico per il momento e rientrare nell'immissione degli anni successivi, che risposta deve dare a questa mail? Se rifiuta, potrà solo rientrare con un nuovo concorso. Quindi solo attraverso un nuovo concorso. Sì, in questo momento le cose scritte e scellerate dal Partito Democratico sono queste nella legge. Ma non sono, diciamo, le uniche penalizzazioni della classe docente. Ricordiamo che ci sono tanti anche giovani e meno giovani che Certo. si sono abilitati, hanno speso 4.000 euro per la formazione nell'università, con università e corsi programmati dallo Stato, e dopodiché si è detto che non servite più alla scuola, nonostante insegnate da 10 anni non venite più, dovete superare un nuovo concorso, una nuova selezione, quando molti hanno già superato delle selezioni. Certo, Noi certo. avevamo fatto una proposta semplice, un piano pluriennale in 5 anni di 300.000 insegnanti, che metteva finalmente un punto a questa storia drammatica dei precari nella scuola. E no, eliminava il precariato e non eliminava i precari, come ha fatto il governo Renzi. I precari hanno tempo fino all'11 settembre per decidere se accettare il posto fisso, ovunque esso sia, oppure rinunciare ad essere depennati quindi in via definitiva dalle graduatorie. Tanti però giustamente si chiedono perché magari a loro toccherà trasferirsi in una città che non amano, che non conoscono, che si trova a centinaia di chilometri da casa, mentre ad altri avranno la cattedra nella città desiderata. Spiegazioni precise non ce ne sono state, e questo è un punto nodale. Tra gli altri di questa situazione, perché come si fa a distinguere o a spiegare a una persona che se vuole lavorare dovrà trasferirsi a parità di titoli con un'altra che magari invece avrà il posto comodo vicino casa? Anche perché questi lavoratori, questi docenti hanno una responsabilità importante, che è quella di formare i ragazzi. Un docente che arriva a doversi trasferire, a lasciare la famiglia, spesso si parla di donne che magari hanno dei figli, insomma, le situazioni non sono semplici e immaginiamo con quale stato d'animo potranno entrare in classe questi docenti ogni mattina dopo che magari appunto sono stati trasferiti ob torto collo a centinaia di chilometri da casa dai figli, dalla famiglia, eccetera, no? Alle vostre richieste è stata data una risposta, onorevole Gallo? È arrivata una risposta alla richiesta di trasparenza? Faccio una domanda retorica, forse. No, la risposta di trasparenza no, ma però purtroppo sono arrivate di leggi e offese diciamo, ai lavoratori della scuola da parte anche del Premier e del Ministro, perché fanno finta di non capire quale sia il dramma sociale. Qui stiamo parlando di una persona che ha uno stipendio di 1.300 euro al mese, Sì. può sembrare alto per chi magari ha stipendi precari di 800 euro al mese, però stiamo parlando di persone di 40-50 anni, magari monorediti. Riescono a mantenere la famiglia in una situazione consolidata, cioè magari con casa propria, con un certo equilibrio finanziario. Naturalmente, se prendiamo una persona monoreddito con 1.300 euro al mese che manda avanti una famiglia e lo spostiamo in un altro paese dove deve pagare fitto, deve trovarsi una nuova casa, deve pagare magari anche i trasferimenti su e giù perché non Certo. potrà spostare la famiglia tutta ad un colpo dove i figli vanno a scuola, i figli frequentano l'università, dove magari ci sta qualche genitore Anziano, da certo, accudire sì. in un ospizio. Quindi purtroppo per raccontare una storia positiva dell'Italia Renzi perfino dirige agli insegnanti che stanno raccontando cosa sta accadendo con questa buona scuola, invece dovrebbe solo prevedere a risolvere i problemi dei cittadini perché li sta mettendo in condizioni particolari. Poi non è un caso, sarebbe assurdo che se le condizioni non fossero così sfavorevoli, che tante persone stanno pensando di rinunciare ad accettare questa carta. L'incarico del ricorso alla consulta della Regione Veneto, della Regione Puglia e quello probabile, non abbiamo notizie certe, ma probabile della Regione Lombardia e di chissà quali altre, che mi dice? Noi diciamo che durante il periodo
Di agosto il Movimento 5 Stelle non si è fermato nel contrasto della buona scuola, ha scritto una mozione insieme ad esperti sui termini di incostituzionalità, quindi tutte le ingiustizie che stavano nella buona scuola, e ha allo stesso tempo diffuso questa mozione a tutte le regioni. Quindi noi ci dimostriamo una forza politica che è coerente anche sui territori, al contrario magari del Partito Democratico, dove in Puglia viene approvata, mentre nel PD nazionale fanno una cosa diversa. Ma a noi interessa però che i presidenti della regione ad oggi siano portavoce dei cittadini della propria regione che vengono danneggiati da questa riforma e non rispondono a criteri di appartenenza a un partito o meno, ma rispondono, diciamo, alle necessità di una scuola che sia democratica e che offre il diritto allo studio. A livello istituzionale cosa potrà succedere, onorevole Gallo? A livello istituzionale, noi dovremmo continuare a monitorare tutti ancora i decreti attuativi e tutte le fasi concitate, diciamo, che seguiranno, diciamo, questa riforma. Io ho istituito un'email, diritto istruzioni m5s@gmail.com, proprio per avere le segnalazioni da genitori, studenti e docenti dei primi giorni di scuola, perché noi dobbiamo tenere un pressing forte su questo governo per continuare a cercare di ottenere condizioni migliori per le nostre scuole. Grazie all'onorevole Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle, primo firmatario dell'interrogazione parlamentare che chiede più trasparenza nella procedura di immissione in ruolo degli insegnanti. Grazie davvero, onorevole Gallo, a presto. Grazie. Grazie a voi, un saluto, Grazie. buonasera.